Quando 2 anni fa ho parlato delle malattie, una di voi è venuta a dirmi cosa devo andare, alla farmacia o a confessarmi? Ma tutte e due, ho detto io. Ma quando ho salutato il cardinale Van Müller, mi ha guardato agli occhi e mi ha detto acqua viva. Io non ho capito. Ma poi, pensando, ho ricordato che Acquaviva, terzo generale della Compagnia di Gesù, aveva scritto un libro che noi studenti lo leggevamo in latino e i padri spirituali ci facevano leggere. Si chiamava così: Industriae pro superioribus e justitiam societatis ad curandos anime morbos, cioè le malattie dell'anima. No? Ma 3 mesi fa è uscita una edizione molto buona in italiano, fatta di padre Giuliano Raffo, morto recentemente, e con un buon prologo che indica come si deve leggere questo, e una buona introduzione pure. Non è un'edizione critica, ma la traduzione è bellissima, ben fatta, e credo che può aiutare. E come dono di Natale mi piacerebbe offrirla a ognuno di voi.